così difficile, il loro gruppo, la loro azienda ha deciso di dare respiro agli enti comunali attraverso dei fondi rispetto alla possibilità di dare dei finanziamenti per buoni viveri ai nostri cittadini che sono qui in difficoltà in questo momento di pandemia. Trovare anche questa notizia, quando l'ho detto al mio assessore e anche al vice segretario, siamo rimasti allibiti e basiti, ma di felicità, come dire, non ci aspettavamo certo questa disponibilità di finanziamenti. Ce ne sono rimasti 2.000, ciò sta a significare che siamo in difficoltà, vuol dire che c'è tanta gente che ha bisogno. Quali sono, diciamo, i parametri per poterli erogare? In sostanza le persone più bisognose, dopodiché vedremo e concorderemo da farsi. Questa fabbrica per noi è una fabbrica importante, è una fabbrica che è sotto la nostra guida, la nostra proprietà dal 1988. Oggi stiamo vivendo tutto il mondo, ahimè, un momento davvero di emergenza. La Carta Italia ha voluto fare un gesto verso il suo territorio, perché mai come oggi ce ne poteva essere bisogno. Abbiamo deciso di destinare una somma di 20.000 euro per il comune di Mesola. Abbiamo fatto delle altre 7 somme analoghe per altri 7 comuni, sono dati sotto forma di buoni spesa, quindi con questi buoni in tagli da 20 euro, sono 1.000 buoni in tagli da 20 euro, che verranno amministrati dall'amministrazione comunale, verranno dati alle famiglie che hanno avuto più impatto da questo coronavirus. Quindi magari chi ha perso il lavoro, chi ha avuto difficoltà, chi ha fatto cassa integrazione o chi magari può appunto aver avuto un momento di difficoltà, e sono certo, siamo certi che il comune saprà fare questo bene con la dovuta attenzione. La Progest ha dato anche un contributo ai dipendenti della Carta Italia di Mesola e a quelli di tutto il gruppo, a tutti i nostri collaboratori è stata riconosciuta una somma, un contributo di 100 euro in questo mese per appunto dare una mano. Noi facciamo imballaggi in carta riciclata ed è un settore strategico, è un settore che ha lavorato anche in questo periodo di emergenza. Ci abbiamo fatto fronte anche con tanto coraggio dei lavoratori di tutte le nostre aziende, e quindi è anche un gesto di riconoscimento.